Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, ha raggiunto il successo nei primi anni 90 grazie alla sua partecipazione come prima donna a diverse varietà del Bagaglino, rimanendovi per più stagioni e tornandovi nel corso degli anni successivi, dopo l'affermazione come attrice in spettacoli teatrali, pellicole cinematografiche e televisive. Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il 47esimo Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica, I Nei Raccomandati. Dalla seconda metà degli anni 2000 prende parte come concorrente a diversi reality show e talent show, tra cui Grande Fratello VIP per 3 volte. La Prati ha raccontato una sua proposta di matrimonio finita male. No, non è andata per nulla bene. Ho rifiutato la dichiarazione e ho rifiutato subito. Mi aveva messo davanti ad un bivio. O la carriera o il matrimonio. Io gli ho subito detto che se mi amava davvero potevo fare entrambe le cose. Ancora succedono queste cose. Anche se è una cosa di molto tempo fa. Valeria Marini però ha interrotto la collega annunciando di volersi sposare e di essere felicemente fidanzata. Io invece mi voglio sposare e mi posso anche sposare in chiesa. E perché la faccia di mia madre? Il matrimonio io lo voglio fare in chiesa. Io ho avuto l'annullamento alla Sacra Rota e posso. Sono fidanzata e anche molto innamorata. Il matrimonio con lui sarà un sogno che si realizza.